contribuire ad abbattere le disuguaglianze e a realizzare una medicina di comunità che sia più vicina possibile a chi soffre. È questo l'obiettivo principe di Curare e Prendersi Cura, la missione di AIL per una sanità a misura d'uomo, convegno nazionale che si è svolto nel primo weekend di ottobre al Salone d'Onore del CONI. Un evento, quello organizzato dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, all'insegna del prendersi cura, con i patrocini del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Lazio, del Comune di Roma e dello stesso CONI. Nel solco del pensiero del grande ematologo Franco Mandelli, a lungo guida e presidente dell'associazione, AIL è ripartita con determinazione e fiducia, consapevole dei profondi mutamenti sociali in atto e delle sfide che attendono tutti dietro l'angolo. Al presidente nazionale, professor Sergio Amadori, è stata affidata l'apertura dei lavori. Questo è un convegno che AIL ha fortemente voluto in quest'epoca in cui la pandemia sembra ormai in fase di controllo, perché ci è sembrato utile discutere sulla necessità di un rinnovamento del sistema sanitario nazionale. Questo è il punto fondamentale. Adesso la pandemia sta decelerando, cioè sembra in fase di controllo grazie al vaccino, ai vaccini. Quindi è ora di mettersi a tavolino, no? Lo sentiamo da tutte le parti, per parlare di rinnovamento di questa sanità. Che dobbiamo fare? Ecco, noi vorremmo dare un nostro contributo, ma non da soli, insieme all'AIRC, Teleton, a tutte queste altre associazioni. Una nuova sanità è necessaria, una nuova sanità che non pensi solo agli ospedali. È vero, gli ospedali nostri devono essere ristrutturati, gli ammodernati, nuove tecnologie, tutte queste cose. Ma la cosa importante è far rivalutare la medicina di territorio, che è stata completamente dimenticata negli ultimi 10 anni. Per cui questi pazienti Covid infettati, che facevano? C'erano un'unica strada, andare in ospedale. Gli ospedali si sono ingolfati in una maniera incredibile, è stato veramente un disastro. Noi vogliamo che si riparta con gli enti del terzo settore, che può essere AIL o un'altra associazione, qualcuno in rappresentanza del terzo settore, sia parte in causa, sia un partner affidabile delle istituzioni. Ai presenti ha rivolto un saluto e un messaggio il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e all'incontro è stato invitato anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. Numerosi e illustri i relatori che si sono susseguiti nel corso del convegno, esponenti di spicco del mondo del terzo settore, dell'ematologia, dell'economia, della psicologia, oltre che del mondo della scienza e della cultura. Gian Pietro Briola, presidente di AVIS, ha parlato dell'importanza della sinergia tra l'Associazione Volontari Italiani del Sangue e l'AIL. Il nostro rapporto è un rapporto fondamentale, quasi naturale, perché non c'è malato ematologico che non possa guarire se non ha disponibilità di sangue, piastrine e plasma e quindi di donatori. Abbiamo voluto creare anche questa sinergia per anche significare valori di solidarietà che stanno alla base delle nostre associazioni, perché come sappiamo curare i malati vuol dire, come giustamente dice questo slogan, prendersene cura. Quindi da quando si fa la diagnosi all'accompagnamento anche al domicilio. Protagoniste indiscusse del convegno nazionale, le associazioni del terzo settore. La loro esperienza sul campo offre un contributo fondamentale per riflettere e contribuire a delineare le strategie per una sanità del domani, più vicina alle esigenze dei pazienti e integrata sul territorio. Si è affrontato il tema della tossicità finanziaria correlata alla qualità di vita dei malati tumorali e all'impatto che AIL e le altre associazioni con le loro attività hanno nel migliorare proprio questa criticità. Si è evidenziato il ruolo della prevenzione ambientale nella lotta ai tumori, con l'obiettivo di favorire incentivi ai fondi per la ricerca in fatto di tutela del territorio e benessere collettivo. Tra i relatori del convegno anche Ferruccio De Bortoli, affermato giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, ma anche presidente di Vidas, associazione che dà assistenza ai malati terminali. Il volontariato è la linfa vitale delle tante associazioni che aiutano la medicina pubblica, ovviamente, a prendersi cura degli italiani, ma non soltanto sotto l'aspetto dell'assistenza medica, ma anche e soprattutto, questo è un po' quello che facciamo anche noi come Vidas, quello naturalmente di accompagnare, perché nella parola cura c'è anche l'accompagnamento, no? C'è il cuore,
cioè l'osservazione, la protezione, la condivisione, la consolazione. Ecco, sono attività che non solo curano la salute, ma curano anche la cittadinanza. Non è mancata una tavola rotonda dedicata interamente alla ricerca scientifica, che da sempre AIDS sostiene convintamente, e alle frontiere che attendono le innovazioni terapeutiche con le nuove sfide in tempi di Covid-19.